dire faremo, faremo, faremo. Qua c'è un movimento che governa questa città da tanti anni, squadra che vince non si cambia, fate l'applauso a loro. Veramente ci hanno messo l'anima e ci metteranno l'anima, quindi altri politici arrivano in campagna elettorale e dicono faremo, faremo, daremo, cambieremo, sistemeremo, ripuliremo. Qua si presenta un sindaco che ha fatto, una squadra che ha fatto, gente onesta, solida, competente, non li cito tutti, però fra gli altri l'amico Angelo De Biasio, che sono contento ci abbia rimesso la faccia, la voglia, la grinta. Il fatto che in un mercoledì di lavoro ci siano tantissime persone in questa piazza mi dice che siamo sulla strada giusta. Stamattina sono partito da Roma, poi sono andato a Milano dove hanno annunciato il loro ingresso in Lega alcune centinaia di amministratori locali in tutta la Lombardia, poi Desio, poi Cologno al Serio, ho incontrato un centinaio di partite IVA, agricoltori, commercianti, imprenditori e tutti devo dire che mi fanno a proposito del lavoro una richiesta per quello che riguarda la mancanza di manodopera. Qua per i giovani che hanno voglia di lavorare spazi ce ne sono tanti, tutti mi chiedono togliete il reddito di cittadinanza a chi non ha voglia di lavorare. Ora, noi lo confermeremo a chi non può lavorare, perché invalidi, disabili, qualcuno che a casa la moglie, il marito, la mamma o il figliolo a letto da curare 24 ore su 24, ovviamente quello lì non è un capriccio, nessuno può essere dimenticato, abbandonato, e aiutare queste persone che non possono lavorare è un dovere di un paese normale. Il problema è che e ogni giorno, basta leggere i giornali da nord a sud, ci sono centinaia di migliaia di persone che portano a casa 700-800 euro al mese non perché non possono lavorare, ma perché rifiutano di andare a lavorare, e questo non penso che sia morale nei confronti di chi si alza la mattina alle 7 tirando su la sala cinese. Quindi lavoro, lavoro vuol dire difendere quota 100, difendere il diritto alla pensione, è una scelta, abbia sono, non si sceglie solo il sindaco, si scelgono due idee di futuro diverse, entrambi rispettabili, siamo in democrazia, quindi ognuno ha diritto di rivendicare le sue idee. PD e 5 Stelle, la sinistra dice che bisogna confermare il reddito di cittadinanza e cancellare quota 100. Cancellare quota 100 vuol dire tornare alla legge Fornero. Vuol dire che la notte del 31 dicembre, se maturi i requisiti per andare in pensione, entro il 31 dicembre vai in pensione a 62 anni. Se fermi quota 100 vuol dire che il 2 gennaio gli anni non sono 62 ma sono 67. Cioè nella notte di Capodanno si rubano 5 anni di vita, di sacrifici, di speranza. Ebbene, noi ovviamente l'abbiamo smontata la legge Fornero, è stata una nostra promessa, l'abbiamo fatto con orgoglio, e se qualcuno a sinistra vorrà provare a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché alla legge Fornero non si torna, col lavoro degli italiani non si scherza. Operai, insegnanti, poliziotti, camionisti, commercianti, questo, quindi lavoro, pensioni, sicurezza, sicurezza, ovviamente che non è un capriccio della Lega, Salvini ce l'ha con la sicurezza, no, io penso che le persone per bene non abbiano paura delle divise, dei poliziotti, dei carabinieri, delle telecamere, i parchi giochi devono essere per mamme e bambini, non per casinisti, perditempo o spacciatori, quindi la sicurezza significa controllare chi entra e chi esce in questo paese. Abbiamo dimostrato di saperlo fare, poi tutti sono i benvenuti, eh? A Biassono come a Milano, a Roma, ovunque in Italia, chi arriva anche da lontano porta rispetto, paga le tasse, manda i figli a scuola, rispetta le regole, è il benvenuto. Il problema non è e non sarà mai dove uno è nato e qual è il colore della sua pelle e qual è il Dio in cui crede, ognuno è libero di fare quello che vuole, basta che rispetti la cultura che lo ospita. Però siccome inizia a essere un po' troppi quelli che arrivano qua e poi c'è la casa e poi c'è la scuola e poi c'è il lavoro e poi c'è il bonus bebè, c'è il bonus affitto, c'è il reddito di cittadinanza, e poi inizia a dire però non mi piace come si sta a Biassono, come si lavora a Biassono, come si vive a Biassono, non mi piace il Natale, il crocifisso, Gesù bambino, allora torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché non possiamo essere noi a cambiare il nostro modo di vivere, di essere, di ragionare. Quindi, do rispetto, chiedo rispetto. A sinistra la priorità ovviamente è un'altra, l'ha detto Letta settimana scorsa, ha detto il segretario del PD,
che è il momento per l'Italia di approvare lo Ius Soli, il DDL Zan e aggiungono poi la legalizzazione di alcune droghe. Ebbene, per me lo Ius Soli non se ne parla neanche, DDL Zan non se ne parla neanche, perché l'educazione dei bambini spetta alla mamma e al papà, non allo Stato o a qualche associazione privata. Per quello che riguarda le droghe, meglio un bicchiere di rosso, perché la droga è morte sempre e comunque, non è mai la soluzione. Sono altre le maniere di divertirsi e di passare le giornate. Quindi, e sono due visioni diverse. Poi ripeto, anche il voto di Biassono, in democrazia, uno dice: io voglio andare in pensione a 97 anni, voglio mio figlio si stronchi di canne, voglio regalare cittadinanze a chiunque passi per il viale, da Lissone e da Biassono. Voglio che ognuno abbia il diritto di pretendere, di imporre la sua scelta sulla testa di altri. Io invece ritengo che rispetto tutti, sono per le libertà, libertà educativa, libertà di cura, libertà di parola, libertà di impresa, libertà di pensiero, però nel rispetto. Io ritengo che ad esempio la famiglia sia un valore fondamentale per il presente e per il futuro del nostro paese. A me la mamma e il papà non danno fastidio. Io parlo di mamma e papà, non di genitore 1 o genitore 2, per intenderci. O nonno 3 o cugino 17. Quindi, cioè, è così. E sull'immigrazione abbiamo dimostrato che volere e potere, controllare chi entra e chi esce, è possibile. Però il mio non è un fatto personale con l'attuale ministro dell'interno Salvini, ce l'ha con la mano Gesù, no, io non ce l'ho con nessuno. Un ministro è pagato per fare il suo lavoro, il ministro della scuola è pagato per mandare bimbi a scuola, il ministro dello sport è pagato per far fare sport alla gente, il ministro dell'interno è pagato per occuparsi di pubblica sicurezza. E non puoi mandare gli agenti di polizia a controllare il Green Pass a chi va al bar in centro a Biassono e poi far sbarcare 45.000 immigrati senza limiti, senza regole, senza controlli. E il vaccino, il tampone, te lo saluto Peppino. Quindi è questo, noi stiamo combattendo per ottenere tamponi rapidi, gratuiti, a prezzo calmierato per tutti, lavoratori, studenti, per le famiglie che hanno un ragazzo invalido, per i bimbi che vogliono andare a fare sport, a fare volontariato, ai Boy Scout, perché lo dice uno che è vaccinato con due dosi, io ho fatto questa scelta, ma la mia scelta libera non mi dà diritto di imporre la mia scelta sulla testa di qualcun altro e nessuno può essere licenziato perché ha fatto una scelta diversa. Perché il lavoro è sacro. Noi stiamo cercando di tenere insieme salute e lavoro. Devo dire che i lombardi stanno dando dimostrazione di enorme rispetto, generosità, quindi in bocca al lupo, manca in desdì, e quindi l'importante è usare questi 10 giorni, e invito il sindaco uscente e la squadra di candidati, portando idee sulla Biassono che sarà. Mi hanno detto che qua c'è qualcuno che fa polemiche, attacca il sindaco, attacca la Lega, attacca la squadra. Lasciate che si attacchino al tram. Noi portiamo avanti idee, proposte, educazione, sorriso, tranquillità. Tanto qua c'è da portare in dopo ai vostri concittadini quello che si è fatto in tanti anni di buona amministrazione. Altri chiacchierano, qua si fa. E quindi altri 25 anni di buon governo a Biassono, io ve lo auguro, e voi siete la dimostrazione che si può fare. Quindi in questi 10 giorni, negozio per negozio, via per via, attenzione, mai dare la vittoria per scontata, mai. Lo dice un milanista che andò a fine primo tempo in vantaggio 3-0 in una finale di Coppa dei Campioni. No, io l'ho cancellata quella partita, quindi è chiaro che qua uno dice: beh, a Biassono la Lega governa bene da tanto tempo, c'è il centrodestra unito, quindi si vince. Occhio, voto per voto, giorno per giorno, in farmacia, in edicola, in parrocchia, e soprattutto chi non vota e lascia che a scegliere siano altri, perché me guminga te, guminga ei, entici stes, occhio, perché se non voti e poi ti trovi la sinistra che governa Biassone, basta andare in qualche altro comune della Brianza a vedere come sono le situazioni dei giardinetti, giusto per fare un esempio, non vengo da troppo lontano, ecco, una città bella, pulita, ordinata, verde e sicura, il buon Dio vi ha dato un territorio stupendo, continuate ad averne cura, conto su di voi, conto su
sulla vostra voglia, la vostra competenza, il vostro coraggio. Quindi la voce che mi rimane è quella che è. Adesso mi fermo a stringere le due mani come sono solito a fare, poi volo a Malpensa perché, cacchio, mi hanno prenotato il volo alle 9 che c'è Milan-Venezia, però perché stasera dormo un po' lontano perché atterro a Lamezia Terme, domani sarò a Catanzaro, sarò a Ciro Marina, sarò a Corigliano Rossano, a Cutro, per cercare di tenere unito questo paese. Da nord a sud abbiamo il paese più bello del mondo. Abbiamo il paese più bello del mondo. Se riusciamo a tagliare un po' di tasse. E su questo domani vi do una notizia. Domani in tutti i comuni governati dalla Lega e in tutte le regioni governate dalla Lega, ci stiamo lavorando in questi minuti, verrà presentato un documento che impegna il governo a dire no, e voglio vedere come la pensano gli altri partiti, cosa votano PD e 5 Stelle, dire no una volta per tutte alla revisione del catasto e all'aumento dell'IMU sulla casa, sui negozi, sui terreni e sui capannoni. Perché aumentare l'IMU e la tassa sulla casa in questo momento è da dementi dopo il Covid. Anche perché la casa, se uno l'ha comprata, l'ha già pagata, tripagata, tassata e supertassata. Quindi altro discorso che stiamo portando avanti, e mezz'ora fa è uscita una notizia dal commissario europeo che dice sostanzialmente che quello che chiede la Lega si può fare, aumento delle bollette della luce e del gas del 40% per famiglie e imprese. Impensabile, il governo cosa può fare? Può tagliare almeno una parte delle tasse che il governo mette sulla bolletta della luce e del gas, a partire dall'IVA. Si può fare. Prendi un po' di miliardi dai redditi di cittadinanza, da quelli che non vogliono rifare una mazza, e tagli l'IVA e tagli le tasse sulla bolletta della luce e del gas. Quindi in bocca al lupo, e conto di tornare a festeggiare a Biassono fra un mese esatto, poi spero di festeggiare in altra maniera, perché il 23 ottobre non sarò a Biassono, non sarò a Milano al parco giochi con i miei figli come ogni tanto provo a fare il sabato, sarò a Palermo, sarò lontano non per turismo, non per vendemmia, ma sarò sabato mattina 23 ottobre, lo dico come cronaca, non perché mi pesi, cioè mi pesa solo essere lontano dai miei figli, però sarò quel sabato mattina nel tribunale di Palermo, nell'aula bunker del tribunale di Palermo, come imputato a rispondere del reato di sequestro di persona aggravato e continuato, pena prevista al codice penale 15 anni di carcere in caso di condanna, perché da ministro ho bloccato gli sbarchi e ho fatto quello che voi mi chiedevate di fare. Vado in quel tribunale orgoglioso di quello che ho fatto e a testa alta. Grazie, viva Bassona, viva la Brianza, viva la Lega, e grazie di cuore a tutti voi per la vostra straordinaria presenza.